Che posto, ragazzi, guardate che roba. C'è questo prato verde enorme dove poter parcheggiare, posizionarsi dove volete. E noi abbiamo scelto qua sul cucuzzolo della collinetta, c'è anche un tavolino. E ragazzi, questa è la vista. Questa è la vista. Qui sotto si scende, ci sono le spiagge dove poter fare il bagno. Che figata. Bello, eh? Ci voleva proprio, siamo stanchi. Siamo veramente stanchi. Il sole tramonta di là. Adesso vediamo come posizionarci, penso che ci posizioneremo per così, perché questa qui è l'unica parte dove arriva il vento, e allora a questo punto è meglio posizionarci che la macchina ci riguarda dal vento, il tendalino piuttosto se dobbiamo coprirci da sole, però finché c'è sta arietta non abbiamo bisogno di ombra. Pausa pranzo, ragazzi, oggi fusilli al ragù veloce perché sono già le 5 e mezza di pomeriggio, ma guardate che vista, ragazzi, birra, fusilli al ragù, moglie, gatte e casa. Questo è quello che basta, ragazzi, basta veramente poco per essere tranquilli, sereni e felici. Lì c'è il ponte che ci porta tra virgolette nella penisola grande della Danimarca. Ora vi metto la mappa in sovraimpressione così vedete dove siamo. E si sta veramente da Dio. Ci facciamo il bagno però dopo, eh. Bella l'acqua. Veramente bella, pulita, e dopo ci facciamo un gran bel bagno. Prima però finiamo di mangiare perché abbiamo una fame incredibile. Moira! Andiamo a fare il bagno? Eh? Sì. A che ore sono? Dillo. Lasciamo le ragazze. Che ore sono? Sono le 7:30. No, erano le 7:30. Che ore sono? Guarda bene. Non lo so. Sono le 8:30. Buona. Cioè, ragazzi, guardate che posto magnifico. Cioè, ragazzi, bagno serale, ragazzi. Quando i merenderos vanno a casa, noi entriamo in azione, no? La spiaggia non era esageratamente piena. No. Però faceva veramente caldo. E troverete la cosa molto assurda, ma a dormire in tenda, ventilato come era oggi, abbiamo dormito veramente a Dio. Siamo entrati in coma. Ma che roba. C'è anche la spiaggetta, ma che vuoi? Guarda che roba. Le ragazze, Pacchi e Pachino sono lì e noi ci facciamo il bagno. Salve. Il bagno l'abbiamo fatto, ma ovviamente il sole è andato via. Beh, adesso la doccia ci sembrava più calda, dai. Sì, sì, adesso quindi ritorniamo e ci facciamo la doccia. Abbiamo fatto il bagno più che altro per un obbligo morale. Perché comunque vada, eravamo qui a 10 metri dalla spiaggia e volevamo farlo. Però senza sole è un po' una merda. E quindi ce ne torniamo a casa, lasciamo la doccia, ce ne lasciamo un attimo. Beh, di certo adesso ci sembrerà più calda l'acqua del docino, eh? Ci abbiamo anche il cestino personalizzato, dai. Cosa vuoi dire della vita? Non ci facciamo mancare ovviamente il fuoco, la legna non ne avevamo più e qui di fianco c'era una casa, sono andato, ascoltami, c'è 4-5 pezzi di legna, mi ha dato quella legna lì, l'ho già spaccata, dovrebbe prendere subito perché è super secca e stiamo usando la pigna della Spagna, ragazzi, perché non abbiamo più betulla. E la famosa pigna della Spagna. La famosa, una delle due pigne della Spagna, che ha preso subito, immediatamente. Facciamo un bel fuocherello, guardate che tramonto. Guardate che tramonto, una roba allucinante, veramente bello. Qui abbiamo la nostra legna. Adesso vado su a chiudere la tenda, perché sennò arriva l'umidità, vero? Sì, sì, no. Abbiamo tutti i nostri riti.
quando va via il sole, magari appena prima che va via il sole, conviene sempre chiudere la tenda. Conviene sempre chiudere la tenda perché sennò entra l'umidità, specialmente quando siete... Comincia così, ragazzi, il nostro video oggi, in una piazzola di sosta di un autogrill. Avevamo mollato le zanzare, mollato i moschiti, mollato quello che dovevamo mollare, e oggi ci ritroviamo praticamente tutto sotto sopra, perché stamattina ci svegliamo con calma, cominciamo a scaricare le schede. La Moira era giù, stava andando a mangiare alle sciuregatte. A un certo punto ci sentiamo toccare, fare, prurito, robe varie. Cazzo, mi guardo addosso in tenda, dentro la tenda, eravamo pieni di questi, come si chiamano? Sono come moscerini della frutta, uguali. Sono uguali a moscerini della frutta, piccolissimi, una roba allucinante, ragazzi. Ma migliaia, eravamo pieni, dentro la tenda, dentro la macchina, una roba allucinante. Eravamo praticamente sul mare, c'era questo promontorio alto 4-5 metri, con dell'erba incolta, quello è anche vero. Infatti noi dopo siamo andati in spiaggia per capire se il problema era la sabbia, ma in spiaggia non c'erano di sti moschini qua. Comunque eravamo infestati, ma infestati da fare schifo proprio, una roba allucinante. Io poi, quando c'è troppo, cioè, gli insetti è un conto, gestire gli insetti è un conto, ma quando ti vedi migliaia e migliaia di insetti addosso, sulle pareti, legate, un disastro. Siamo scappati, neanche a dirlo, un'altra volta. E ne veniamo fuori adesso perché ci siamo fermati in questa piazzola di sosta, che stiamo andando in lavanderia a lavar tutto, perché la tenda era strapiena, abbiamo dovuto svuotarla, materasso, soffiarla, solo che dovevamo venire via da lì perché non aveva senso. Abbiamo provato a pulire lì, ma ne tiravi via 100, ne entravano 1000. E siamo fermati in questa piazzola di sosta e abbiamo pulito praticamente tutto, una roba allucinante. La macchina era impestata, proprio impestata. E niente, abbiamo fatto 2 giorni di tranquillità, ma ci rompiamo ancora le balle. Vabbè, adesso lavanderia, ragazzi, la Svezia, col fatto che abbiamo fatto 1 mese in Svezia lavando i panni nel lago e robe varie. I piumoni non li abbiamo lavato, perché comunque vada, il piumone non puoi lavarlo nel lago o metterlo ad asciugare, e quindi ci stiamo fiondando in una lavanderia qui e laviamo tutto, ma tutto proprio. Ci passeremo la giornata, ma non ci interessa. Dobbiamo uscire dalla lavanderia che abbiamo lavato tutto, e poi dopo non lo so, vedremo, cercheremo una location. Dobbiamo capire sti moscerini, una roba allucinante. Io purtroppo, ragazzi, non ho mai avuto, l'ho sempre detto, non ho mai avuto esperienze nella natura. Non è facile, ma questi moschini sono così piccoli che anche se avevamo un van non risolvevi nulla, perché comunque vada, entravano anche dal van. Sono, sì, come moscerini del moschini della frutta, piccolissimi. Ve li faccio vedere perché qui alcuni li abbiamo ammazzati. Guardate che roba. Adesso questi qui sono morti, ma ragazzi, parliamo che avevamo la macchina infestata proprio, cioè una roba allucinante. E questo torna a dimostrare, ragazzi, che fare questa vita non è facile. Quando vedete una foto figa su Instagram al tramonto, su una spiaggia bellissima, ricordatevi che dietro quella foto c'è uno che ha sofferto. È vero, è così. Perché provate a chiedere a chiunque fa questa vita per strada, on the road, dici, ma ascolta, ma tu come li combatti gli insetti, robe live? Vai, sei onesto, ti dice la verità. Ma non sono onesti, come dice la Moira, perché... Ci sono spiagge di Cuba strainfestate. Se leggete bene, c'è addirittura gente che è scappata da determinati posti che per noi sembrano idilliaci. Cioè, uno dice, vado a Cuba, me ne vado. Quindi, sulla spiaggia. Se sei preparato psicologicamente, mentalmente, li hai sempre vissuti in una maniera o nell'altra, devi venire fuori. Ma se hai sempre vissuto fra le zanzariere in un appartamento di città, piangi. No, io vorrei, tu stai ferma un attimo. Guardate qua, cioè addosso ce l'avevamo. Adesso questi sono tutti morti, ma guardate qui. Cioè, come dice lei, vanno, gente va a Cuba, si fa 3, 4, 5 giorni in spiaggia, perché poi non si fa 5 giorni in spiaggia. Brava, va nel villaggio, magari si fa 2 o 3 ore in spiaggia. Questa attenzione. È una vita difficile, ripeto, per chi non ha sempre vissuto a casa con le zanzare in appartamento in città. Questa è una vita che ti estrema proprio. Io proprio sono andato nel panico, ho detto dobbiamo andarcene, basta, dobbiamo andarcene. Io ho chiuso tutto, buttato quello che dovevamo buttare in macchina.
e adesso ci siamo fermati qua a sistemare, però ragazzi non è facile. E noi cerchiamo, guardiamo altri canali YouTube, non se ne parla, va tutto bene, questi insetti non se ne parla mai, ma non di questi insetti in particolare, degli insetti in generale. Cioè, poi però quando vai a approfondire, a indagare, li senti singolarmente questi YouTuber, ti dicono: ah no, mica sono rovinato, ah no, non esco dal camper, ah no, non esco dal van, cioè una roba allucinante. Però sul canale YouTube tutto tace, va tutto bene, sono tutti col sorriso, sdraiati sulle spiagge più belle del mondo, e quindi vabbè, niente, cerchiamo una lavanderia. Qui dentro abbiamo svuotato tutto, pulito. Ciao amore di babbo, queste Mila sono scioccate, perché poi si alzano, vedono che lui è agitato a mille. Poi si è fermati la piazzola, qui ovviamente arrivano i camion, queste si sclerano, si spaventano. E quindi non fatelo se non siete più che preparati. Se non siete più che preparati, ve lo dico sinceramente, non fatelo ragazzi, perché è una vita estrema. E è bella perché siete liberi di poter andare dove volete, però dovete mettere in conto che ogni stagione c'ha la sua peculiarità. C'ha la sua rottura di palle, come dice la Moira, perché ovviamente a questo punto ti dico, io preferisco le stagioni fredde, ma nettamente. Preferisco le stagioni fredde. Abbiamo vissuto questa piaga degli insetti. Perché per chi come te ha problemi, soprattutto no, per chi come me, ovviamente, che dentro, ragazzi, parliamo di migliaia di insetti. Adesso lei dice giustamente come te, però anche lei comunque aveva vada. Aveva le gambe piene, sì. Avevamo le gambe, il petto, la testa pieni. Ci sono determinate cose che le combatti. Il freddo lo combatti, non c'è poco, da fare. Il caldo, volendo, lo combatti col climatizzatore e lo bevi. Col caldo arrivano gli insetti. Però col caldo arrivano gli insetti. E devi essere pronto ad affrontare una piaga, perché ragazzi, con gli insetti non ci combatti. Finché sono insetti che si presentano a un'ora del giorno, ci sta. Ma quando sono insetti che ti entrano in tenda, ragazzi, perché quando ce li hai addosso ti entrano in tenda, non è facile da superare. Però ragazzi, come ha detto lei anche prima, non abbiamo alternative. Cioè adesso non posso andarmene in hotel e stare in hotel 3 mesi estivi, no. Devi viverla così come vivi, e cercare di capire dove poter evitare questi insetti, questi problemi. Vabbè, affrontiamo un problema alla volta. Adesso bisogna lavare tutto, piumone incluso, e poi cerchiamo un posto. Allora, adesso passiamo dalla penisola di Copenaghen, io vi metto una cartina, alla terraferma, chiamiamola così, e c'è questo ponte che collega la terraferma con questa penisola, che costa, almeno noi abbiamo pagato, 50 euro con il carrello. E sono due i ponti per andare in Svezia, questo e poi quell'altro lì di Oresund, una roba del genere. Noi abbiamo speso 90, anzi abbiamo speso 80 all'andata, e 125 l'altro ponte della Svezia. Al ritorno si paga 90 euro e 50, non so perché all'andata costa di più. Perché si vede che una delle due nazioni è più cara, si dividono le spese, no? E magari una volta a te, una no, botta a una te, delle due nazioni fa pagare più caro il tratto, semplicemente questo. Cioè ragazzi, guardate che lavanderia, guardate che lavanderia. Svezia, mi raccomando, impara da questa cosa, il business. Ragazzi, se qualcuno di voi vuole metterci i soldi, perché io non ce li ho, e se ce l'avevo facevo il business in Svezia. Uno per ogni grande città, uno su a nord a Kiruna, un altro giù a sud a Malmo, e facevamo i soldi, ma veramente soldi a palare. Non ci vuole tanto, una bella lavanderia così, guardate che servizio, si può pagare anche con la carta di credito, con le carte, c'è di tutto, grandi, piccole, medie, c'è persino questo qua che serve per stirare, asciugatrice a perdita d'occhio, cioè una roba allucinante. Vi faccio vedere quanta roba abbiamo da lavare noi, cioè
con tutto ciò che comunque lei si è messa al lago, ha lavato, ha disfatto. Guardate quanta roba abbiamo da lavare. E adesso si lava. Quattro lavatrici, ragazzi, quella piccolina con mutande, calzini e robe varie, una sola per il piumone. Qui dentro abbiamo la coperta delle gatte con quella sopra delle coperte e qui abbiamo gli accappatoi con copri asciugamani, insomma un sacco di roba. Cioè, parliamo di quasi 50 euro di lavaggio, eh? Perché ragazzi, il lago va bene, lo lavi, la magliettina, la mutanda, ma le felpe, il piumone, gli asciugamani, quella roba lì non si può fare. Allora, praticamente qui dovete prima selezionare la macchina, in questo caso che numero è quella? La 7. La 7. Allora, selezionate prima la 7, enter, prezzo 35, vai sul bianco, ok, Valproduct 7, enter, ok. Una volta che vi dà l'ok, andate alla macchinetta, selezionate il programma, in questo caso abbiamo scelto programma numero 4, prelavaggio e start. Va bene, 55 minuti. È un mistero questo. No, non è un mistero. Sì. A monte dovevamo, questo non sta facendo il prelavaggio ma sta facendo il numero 2. Che è giusto il lavaggio. Questo sta facendo il prelavaggio. Ma non ho capito perché, è sempre 4. L'abbiamo impostato noi perché abbiamo messo il prodotto dentro. Okay. Qui abbiamo messo il prodotto, ma non facendogli fare il prelavaggio, il prodotto non lo sta usando. Ok. Vabbè, amen, fa niente. Siamo qui nel supermercato sopra la lavanderia. Vi faccio vedere, nel pre-ingresso dei supermercati ci sono sempre già dei prodotti in vendita. Questo poi è un supermercato di una marca che non conoscevamo e ci sono delle pietanze pronte, insomma, se uno vuol portare a casa, vuole mangiare. A pranzo adesso deve mangiare, per esatto. Esempio, con sui prezzi 45 corone, 35, ma che sì, roba? Ci sono varie cose, proprio noi non sappiamo nemmeno cosa siano, dovremmo tradurre praticamente tutto. Questo credo che sia, vabbè, questo si comprende, credo che sia una porchetta con delle salsine, quattro paninetti, le cotolette, questo è pesce, fish and chips, lì c'è il salmone grigliato, la pizza, oddio, paura, le patate in insalata, panini pronti, capito? Vabbè, facciamoci un giro dentro e vediamo com'è. Parte della frutta, ovviamente. Sai che le zucchine non le abbiamo trovate, se le trovi tirale su, ma perché le zucchine noi in estate le mangiamo spesso. Sono gli asparagi. Sono le zucchine? Sì, sono zucchine, sono... vediamo se ci sono già confezionate. Andiamo a vedere qualche altro piatto pronto. Quello è una sorta di vitello tonnato, credo, con le patate. Questo è un curry con pollo e riso, questo è un, non so bene cosa sia, pesce comunque. La trovata salsiccia, la salsiccia, ragazzi, non la trovavamo da mesi, dopo migliaia di chilometri. Patate con carne arrosto, quelle sono, non so, delle patate duchessa, credo, non so, no, neanche, non so, comunque c'è sotto la patata come base. Stranezze. Questa è la birra proprio di questa cittadina di Odense, si vede che fanno la birra, non lo sapevamo. Quella lì è una classic. Per assaggiarla bene ce ne vogliono almeno 4, eh? Ah sì? Per assaggiarla bene. Ci sono anche le casse nel frigo, qualora uno volesse portarla già via, sì, confezionata, sei già pronto con la cassa qua, fresca. È già pronta, vediamo se c'è. Qui ci sono un po' di bibite energetiche, Coca-Cola, cose qua, aranciata, qui c'è il reparto degli animali, ok, ah vedi, grain free, gluten free, sì. Vabbè, sto mangiando talmente poco che glielo prendo proprio poco alla volta.
questa è una specie di Coop, insomma, è una Coop come tipo di supermercato. Hanno una scelta mai vista di carne. Abbiamo girato supermercati in mezza Europa, ma così tanta scelta di carne non l'abbiamo mai vista. Veramente tanta. Frigoriferi interi, dall'altro lato la stessa cosa. E di qua anche. Tantissima scelta. E non hai visto il reparto con le primizie? Il prosciutto di Parma? Sì. Ma scusa, in tutta questa scelta di carne vuoi dire che non si trovano le costine che non siano aromatizzate alla paprika? Strano. Qui c'è un altro frigorifero con delle particolarità. Ci sono la porchetta, la ventricina. Cioè, salame ventricina, sì. Ragazzi, qualche roba. Sì, il prosciutto di Parma, il prosciutto di Parma. Allora, vediamo un attimo i costi. Esatto. Allora, prosciutto di Parma. Sì, dimmi che io traduco. 100 grammi, sì. Viene 44,95, quindi fai 45 corone. Corone 6,00 euro. 6 euro, ragazzi, cioè 100 grammi 6 euro. Ma giusto, lo devono importare. È bellissimo, sta. Guarda lì. È bellissimo. 100 grammi viene fatto Corso Europa Ro Milano. Viene imbustato, credo lì. Viene imbustato, penso. Comunque qui hanno altri cibi pronti. La pasta non si può guardare. La pasta. Questo negozio, sai cosa mi viene in mente? La Pollonia. No, dai, non questo è... negozio mi viene in mente, la Pollonia, un negozio portoghese dove c'era tutta roba molto molto particolare. C'è lì un reparto dedicato alle birre, ma una roba allucinante, ve lo faccio vedere. Qui c'è una selezione di birre un po' più ricercate, insomma, bottiglie per chi ne capisce. Per chi ne capisce di birra, questo sì. È il paradiso. Veramente decine. Non chiedeteci cosa siano, ma sono birre. Cioè parliamo che ci sono anche birre, per esempio, ci sono anche birre che costano 7 euro, 8 euro, sì. Ma che roba. Sì. Però visto che noi siamo poveri, Odense andiamo birra. A birra così. Questo è il reparto della pasta. Qui c'è addirittura la pasta Rummo. E da questo capite che non è un supermercato dozzinale. Sapete perché? Perché non c'è la Barilla. La Barilla non è convinto che sia una pasta di qualità. No, la Barilla è la pasta... Però la mangiamo tutti, sì, la mangiamo tutti, però diciamo la pasta per tutti, via. Sì, 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 sì. Qui vendono già, guardate quanti tipi di paste. Le paciocche, io non le avevo mai viste. Ma che roba? Le paciocche. Così. Pasta integrale. Dali, va bene. Lavorata... Ma le cose pappardelle. Non vanno mai come... Questa si chiama pasta zoo. Le cose vanno sempre come devono andare. Noi dovevamo stamattina scappare, trovare una lavanderia come quella che abbiamo trovato e trovare un supermercato come questo e documentarvelo, perché noi abbiamo fatto migliaia di chilometri e un negozio così non l'abbiamo mai trovato, specialmente no. Qua nei paesi scandinavi. Lasagna quinoa, noi non l'abbiamo mai mangiato, ovviamente non le mangeremo. Qui siamo nel reparto degli oli. Io questo quasi... olio, ragazzi, costa 20 euro, 500 ml. Sì, io ho quasi finito. E questo arriva da Imperia. Sì, quindi è giusto, con l'olivetta giusta. Sì, però aspetta, c'è anche l'etichetta straniera, scritto in danese. Si chiama Ocologisk. Olive Nolie. Tajask Olive. Guarda, credo che siano delle spume. Gli spray? No, non sono proprio degli spray. Questo qui per esempio è un olio all'aglio. Aromatizzato all'aglio. È di Spagna. Sì. C'è tantissima roba marchio italiano, il Gorgonzola Galvani, Igor, io ho preso la ricotta, Galvani, c'è veramente tanti prodotti italiani. E vi facciamo vedere addirittura la marca President c'è dappertutto qui in questo negozio, poi c'è il Grana Padano Zanetti che io lo prendo nella normalità in Italia. E questo frigo per esempio prende 3 prodotti con 100 corone, quindi 13 euro. Qui è il reparto caramelle e come sapete ne hanno un'infinità.
Ecco qua il reparto caramelle. C'è il lift per il carrello. Tu metti su il tuo cestinetto e il lift lo porta su in modo che tu non ti debba abbassare con la schiena. Infatti è anni luce. Penso, ti sembra di stare in un'altra galassia. No, siamo su un altro pianeta fondamentalmente. Sì, 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 sì. La gente dice, venga, chissà, sarai dall'altra parte del mondo. No, 1300 km da Milano. Incredibile, incredibile. 1300 km da Milano, ragazzi, c'è questo. Non è fantascienza, non si paga perché è tutto gratuito. Quindi, vederlo in video è un conto, vederlo dal vivo è un altro, ragazzi. Ok, ora paghiamo. Spesa fatta, ora non so quanto abbiamo speso perché ho messo la carta buona, però ora vediamo. Si chiama Super Braxen, ha veramente tanti prodotti italiani, ti senti a casa e ogni tanto ci vuole.